Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon martedì a tutti, amici. Ragazzi, prima di iniziare, sponsorizzazione per chi, visto che iniziano le partite, per chi gioca, Chipstar, 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 vengono ridati il 15% sulle perdite! A fine mese, naturalmente, le vincite si intascano, le perdite vengono ridate il 15%. Indi per cui, per chi è che l'amante delle scommesse, che molti di me sempre mi chiedete, Rasta, dammi un pronostico, scommesso di questo, scommesso di questo, scommesso di questo. Se scommettete con Chipstar, ok, parlo con chi scommette, non sto facendo venire voglia a chi non scommette, io sono uno che non scommette, per esempio, di fargli venire voglia di scommettere. Per chi già scommette, Chipstar, 15% viene restituito la perdita. Lascio qua sotto il link in basso in descrizione. Perfetto. Detto questo, ragazzi, io sono veramente, ormai però veramente non mi incazzo neanche perché, anche se veramente a me non mi piace bannare la gente, perché è una cosa che mi piace sempre ascoltare, comunque sia, a parte che non siano insulti, però sinceramente me ne arrivano pochi a me, anche quando sono in live, devo essere sincero, su quello so, diciamo che sono fortunato sotto questo punto di vista. Io sinceramente credevo di fare una guerra, fra virgolette, guerra sportiva, naturalmente, non nell'odio o in altre cose, perché si tratta di sport e non si tratta di guerra. Guerra bisognerebbe farla con altre persone che ci stanno pigliando per il culo, con quelle bisognerebbe farla guerra, non di certo per una cosa sportiva. Comunque, apro e chiuso parentesi. Io pensavo di fare una guerra sportiva, sinceramente, contro le biscette, contro i gobbi quest'anno. Ma la guerra sportiva più grossa la sto facendo contro i miei. Cioè, ieri faccio un video ieri dove c'era praticamente, sento su Sky Sport, non le testate giornalistiche, Sky Sport dice: Spaghettino ha già lasciato Milanello, accordo quasi raggiunto con la Sampdoria. Si pensa che comunque già lasciato Milanello, l'hanno detto questi qua, è di Sky Sport, perché tutto il giorno ero con Sky Sport, ero qua a televisione a vedere se c'era qualcosa di nuovo, anche se sapevo che da noi di nuovo non ci sarebbe stato un cazzo, ma non me ne frega neanche un cazzo. Faccio il video dove dico praticamente: Spaghettino, gli auguro il meglio perché sapete che è uno dei miei pupilli. Lo so che non è un fenomeno Spaghettino, sono io il primo a dirlo, ragazzi, che non è un fenomeno perché pesa un po' pochino, diciamo, un po' gracilino. Però sapete la mia simpatia di Spaghettino per l'impegno che ci mette sempre. E poi adesso andiamo comunque sia a vedere. Intanto mi regali, ha rotto i coglioni che continua a mandarmi video mentre sto facendo il video. Praticamente, insomma, mi perdo via. Faccio il video, dopo faccio anche lo screenshot simpatico che comunque sia, dove dico: ha visto il mio video Spaghettino, vuole rimanere perché è l'ombre, Mirol, è il video del Rasta e penso: Jo, torno nella mia terra, o Jo contro la Simila, Jo non vuego, Jo resto col mio Rasta, no, non mi passa nada degli insulti. Ed è rimasto al Milan simpaticamente, comunque naturalmente lui non ha accettato la Sampdoria, evidentemente non è la destinazione che lui aveva, e magari comunque si è detto: io torno a casa mia, perché gli spagnoli sono molto patriottici, o se no mi gioco le mie scarte. Evidentemente ha visto un Salamaker che secondo lui non è più forte di lui, ha visto un Messias dove secondo lui può sicuramente giocarsela con lui, secondo la sua testa magari. E statisticamente parlando, comunque il signor Samu Castieco è stato quello che quando è entrato contro il Verona abbiamo vinto 3-2 per merito sia suo che del signor Leao, okay? Ribaltando una partita col Verona che è difficilissimo ribaltare due gol al Verona, che okay? Sono entrati e hanno cambiato la partita, che piangeva a fine partita dalla gioia perché ha detto: non mi voleva neanche mia mamma fino a qualche settimana fa. Poi col Bologna la sfiga ha voluto che la settimana dopo si è fatto male, è rientrato con l'Udinese, è entrato, abbiamo pareggiato, quindi il signor Castieco ci ha portato quasi 4 punti nei pochi minuti che ha fatto. Leggere qua sotto, io capisco se mi pigliate per il culo a me per la gaffe che ho fatto ieri per il video, non me ne frega un cazzo che mi pigliate per il culo a me, ditemi a me quel cazzo che volete, prendetemi per il culo, ah, figura di merda, non mi interpreta niente, ho fatto una gaffe, ne farò tante altre, ne ho fatte tante su YouTube, figurati se non ne farò altre, ne farò tante altre. Io sul mercato l'unica notizia che vi ho dato dopo il cannate era quella che Castieco andava via, perché lo siete da quelli lì di Sky Sport, ma veramente aveva già lasciato Milanello. Ma non me ne frega niente che mi pigliate per il culo a me. Quello che mi ha dato fastidio sono stati gli insulti dati a uno che si è sempre impegnato.
che se non ha giocato perché non l'hanno, comunque Pioli l'ha preferito altre persone, non l'ha fatto giocare. Con questo non sto dicendo che Stefano Pioli ha fatto male a non farlo giocare, perché se non l'ha fatto giocare evidentemente l'ha preferito gente che evidentemente è meglio di lui, però questo qua si è sempre impegnato. È venuto a rubare soldi, ruba i soldi a uno che quando gioca, quando Davide era in difficoltà, mi ricordo una partita contro il Brescia, che voi avete la memoria corta, che aveva pure segnato e aveva pure annullato il gol quando era in forma strepitosa. Andava a fare il terzino! Andava ad aiutare Davide quando era in difficoltà, Davide, che non era il Davide di adesso. Lo andava ad aiutare, andava a fare il terzino, andava a fare. È peggio di Suso. Suso non si muove neanche, questo qua si dà l'anima in campo. Che poi non sia un fenomeno, sono d'accordo con voi, ma che fastidio che vi dà. Io sono contento che è rimasto, posso dirvelo? Io sono contento che è rimasto. Io sono contento che è rimasto, vi aspetto. E quando giocherà, aspetto. Guarda, mi segno i nomi, i cognomi e i soprannomi di quelli che hanno scritto queste cose qua, perché se pigliate per il culo a me per una gaffa che ho fatto, mi faccio una risata, ci sta, perché tutti possiamo fare una gaffa. A parte che qui, cioè, non è saltata una trattativa che io forse dovevo poi uscire dal bar, dovevo andare da mia figlia, quindi ho fatto il video subito, ho detto guarda, voglio salutare adesso, così poi vabbè, se no l'avrei salutato la mattina dopo, se no l'avrei fatto oggi, la mattina avrei fatto il video dicendo è rimasto Samu, sono contento, ok. Fatto la gaffa è anche una cosa simpatica, va bene. Volete dirmi qualcosa a me? Ok. Ma dire a uno che si è sempre impegnato, che è un parassita, che è venuto a rubare i soldi, che non gliene frega un cazzo del Milan, che viene lì tanto si fa la panchina, che sta male come un cane a non giocare, perché si è visto quando si è messo a piangere dopo la fine della partita col Verona, quanto cazzo ci tiene, perché tutti vorrebbero giocare. Quando sei nel Milan, tutti vorrebbero giocare, essere protagonisti, soprattutto quando sei secondo. Quindi io pensavo di fare le guerre con sportive, naturalmente, con le biscette, con i gobbi. No, mi ritrovo a fare le guerre con quelli che tengono la mia stessa squadra. Cioè, cosa che io veramente già avevo sentito puzza di bruciato con la campagna acquisti di quest'estate. Ma parliamo un attimino, partiamo dal secondo argomento invece del video. Ma rompete tanto il cazzo che noi abbiamo fatto un mercato. Scusate, ma il Napoli che mercato ha fatto? Ha preso uno dal Manchester che non so neanche chi cazzo è. Il Napoli che li va via anche Insigne a fine anno, che gioca con un Insigne già con la valigia in mano, che ai nostri stessi punti, che fino a qualche settimana fa lo davano come vittorioso per lo scudetto, scusate, non ne parla nessuno, ma che mercato ha fatto il Napoli, scusate? Non ha fatto mercato, però non mi sembra che ci sia tutto sto cazzo di casino. Ha lì una bella rosa come ce l'abbiamo noi, perché noi siamo al pari del Napoli, ci abbiamo perso col Napoli, ma ci hanno rubato una partita, ci hanno rubato un pareggio spappolato. Siamo stati al pari del Napoli, se non erro, giusto? Se non erro, e perché rompete così tanto i coglioni, scusate? Cioè, fatemi capire, a Napoli non mi sembra che ci sia stata tutta questa pressione che c'è stata invece col Milan. Ma perché il Napoli, sono andato a vedere, stamattina sono andato a vedere, ha preso un giocatore del Manchester, ma per il resto, e ha un, ripeto, ha un Insigne già con le valigie in mano. Vabbè che un grandissimo professionista darà tutto fino alla fine, 100 volte di più di quello che ha dato per salutare la città di Napoli, che è la sua città, per l'amor di Dio. Ma non mi sembra che abbia fatto questo grandissimo mercato il Napoli. Cioè non riesco proprio a capire il senso, perché dell'Atalanta, dell'Atalanta con tutto il rispetto, vabbè, ma non mi sto neanche a paragonare. Ma con Napoli posso paragonarmi, visto che comunque era primo fino a qualche, è stato primo per le prime 10 partite, è lì che è andato quasi a pareggiare a San Siro alla fine, ha avuto anche lui 1000 problemi comunque sia di infortuni, cose come ce l'abbiamo avuto noi. Non mi sembra che si sia andato a rinforzare e non mi sembra che ci sia questa rottura di coglioni. Voto mercato del Milan? 6! 6! Ha preso Pellegrini, ha dato via Pellegrini, ha preso questo. Vi aspetto, auguratevi che sia scarso, parlo per molti di voi, auguratevi che sia scarso Lazetic, auguratevi che sia scarso, eh. Auguratevi che sia scarso Lazetic. Comunque, andiamo avanti, va? Andiamo avanti, andiamo avanti. Sono molto incazzato stamattina, avete notato? Sto ridendo ironicamente, ma sono veramente molto incazzato, ma per i commenti che ho letto su Samu, perché su Samu veramente mi dà veramente fastidio, perché un conto Suso che aveva delle qualità molto, molto, ma molto più enormi di quelli che ha Castillejo, ma non correva, non si impegnava, mentre invece Spaghettino, che ha qualità inferiori, ti va a fare anche il terzino, quindi viene definito come uno. Ha rifiutato i cosi, ho capito, saranno anche cazzi suoi che ha rifiutato, evidentemente comunque per andare via da Milano, prima di andare via da Milano, che si trova bene tutto quanto è e crede comunque sia che può ritagliarsi uno spazio anche lui. Ci penso un attimo, ci devo tornare, che sono patriottico in Spagna, ci torno. Se devo andare a giocare in un'altra squadra in Italia, sinceramente no. Saranno anche cazzi suoi delle decisioni che ha preso, no?
Evidentemente ci tiene anche tanto comunque sia all'AC Milan. E dalle lacrime che ci aveva quando ha finito di giocare col Verona, non mi sembra uno che non ci tiene alla maglia, Samu Castiglieco. O sbaglio? No? Ci tiene magari molto di più lui alla maglia di qualcuno che fa promesse e poi ancora non ha rinnovato il contratto dopo quasi un anno, no? Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, penso, con questo video. Ci vediamo alle ore 14, figli miei. Un bacio, ciao a tutti.